No, 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 non sono, diciamo, è una cosa, è un gesto che ho apprezzato da parte del Presidente, perché insomma sono state parole comunque che hanno fatto capire un po' quello che, come sono andate le cose. Nello stesso tempo, però, c'è da vincere sul campo, quindi da vincere le partite. Sono tornato perché, ripeto, in virtù di una conoscenza con il presidente di vecchia data, in un momento di particolare difficoltà, mi ha chiesto un contributo, un aiuto, per conoscenza di una città, di una tifoseria alla quale sono molto legato, affezionato e con la quale abbiamo condiviso delle splendide vittorie in questi anni. E con un gruppo squadra, giocatori e un ambiente in generale che mi ha dato tanto, e in questo senso, in un momento così particolare, chiamiamolo così, non me la sono sentita di dir di no e di, ecco, non provare e cercare di dare il mio contributo affinché le cose, con il lavoro, riprendendo certi discorsi lavorativi, possano magari portare la squadra all'obiettivo che è quello della salvezza. Quindi ora dobbiamo le vittorie andarle a conquistare poi con il lavoro sul campo. Quelle saranno le più belle. 3 mesi dopo, che cosa hai ritrovato? Ma guarda, sicuramente in questi giorni ho avuto prima di tutto qualche colloquio a livello staff medico. Sicuramente una situazione da prestare un attimo di attenzione in questo momento storico. Stiamo parlando perché abbiamo qualche ragazzo che è indisponibile, è fuori per problematiche, per infortuni, qualche ragazzo da prestarci attenzione a livello lavorativo, perché vuoi perché un po' andando avanti ha tirato, no? E quindi su alcuni siamo sul filo e quindi dobbiamo andarla a monitorare con attenzione, perché noi siamo entrati non con quella forza, no? Ancora nella parte, diciamo, chiamiamola puramente atletica, no? Come eravamo magari abituati, proprio in virtù di queste notizie che ci sono, valutazioni che ci sono arrivate, e quindi settimana dopo settimana cercheremo di andare a rimettere dentro quelle conoscenze di lavoro, quelle metodologie che noi eravamo, insomma, siamo abituati a proporre. In questo senso, poi dovremo, non avendo la bacchetta magica, dobbiamo però nello stesso tempo tornare a lavorare sotto l'aspetto tattico, tornare a riprendere alcuni discorsi e, a prescindere dall'assenza, a prescindere da chi ci sarà o non ci sarà, dovremo cercare di andare in campo e far comunque andare a riverificare alcune situazioni tattiche per vedere dove dobbiamo riprendere poi certi tipi di discorsi, dove sarà utile poi andarci a lavorare ancora di più, andare ulteriormente a migliorarli, ulteriormente a richiamarli. Questo è quanto. Geraci, Vitale, Vanini. Beppe, intanto bentornato. Ti ha fatto una domanda molto, molto importante, Massimo. Io però volevo puntualizzare solo un paio di cosine. Tu praticamente torni dopo 7 cambi di allenatore. Insomma, sei uno che ne ha viste dal di fuori anche tante, no? Quindi, parlando di vittoria, ritengo che una tua vittoria morale l'abbia ottenuta, nel senso cioè questa squadra non può fare a meno di te, uno. Secondo poi, tu trovi un'altra squadra, ma trovi un'altra squadra anche perché ho calpestato, l'ho aiutata in maniera diversa. Cioè, chi era titolare si è ritrovato riserva, chi è riserva si è ritrovato titolare, eccetera, eccetera. E non hai tempo a disposizione. Beh, quando parlavamo, sì, ho capito perfettamente, quando parlavo all'inizio, ecco, cosa si è ritrovato, beh, sicuramente che dicevo anche che la situazione è particolare in questo senso,
Noi siamo abituati, io non penso di essere io assolutamente, non l'ho mai pensato prima dal primo giorno che sono arrivato qui, ma non solo qui, da quando ho iniziato questo mestiere. Penso che le fortune di una squadra o le vittorie di una squadra, i risultati di una squadra arrivino solo attraverso la conoscenza e il lavoro sul campo. Io ho sempre creduto solo in quello e nella partecipazione, nel coinvolgimento di tutte le componenti. La parte societaria, la parte gruppo e intendo parte societaria, tutte le componenti che vanno anche all'aspetto medico, magazzinieri, dalla prima all'ultima persona, dall'aspetto della squadra ovviamente, dall'aspetto quindi dei giocatori, e lì dovremo ripartire e riandare a rimettere dentro quei principi di lavoro, quei principi di, a livello di mentalità, a livello di atteggiamenti, di comportamenti, sul piano fisico, sul piano tecnico, sul piano tattico, e in breve tempo cercare di riportare, ecco, queste cose alla loro conoscenza che avevamo acquisito precedentemente. È chiaro, come detto, quindi io non vince Iachini, assolutamente, vinceremo tutti insieme. Io cercherò con il mio staff, come abbiamo sempre fatto e come sapete ormai come lavoriamo, le metodologie, e sicuramente i risultati ci sono stati, per fortuna, quindi questo ci dà modo di comunque di avere già un qualcosa, no? Di sapere che è quella la strada che dobbiamo perseguire per far sì che certi risultati possano tornare. Chiaro che nello stesso tempo ci può stare che questi cambiamenti abbiano portato alla squadra qualche situazione di particolare, chiamiamola così, che però dobbiamo azzerare, resettare, cancellare, quello che è stato, si riparte, si lavora, si spinge, si va dentro, ogni allenamento determinante, ogni partita, la partita importante per poter fare verifiche, chiunque andrà in campo, che sia per 90 minuti o nella preparazione nella partita, chi dovrà entrare e subentrare dovrà farlo con atteggiamento e spirito giusto e partecipazione giusta per il bene del Palermo. L'unica cosa che conta è quella, quindi dobbiamo lavorare in questo senso. La logica dice che tu riparti dalle tue certezze, che erano diventate un modulo di gioco, e da alcuni giocatori, senza andare lontano, 3-5-2, Vázquez, Maresca, eccetera. Ma in questo senso, ecco, diciamo 3-5-2, noi abbiamo lavorato dall'inizio anche negli anni scorsi su varie situazioni tattiche, no? La difesa a 3, ma abbiamo toccato anche la difesa a 4, che non è un qualcosa di astratto, insomma, l'abbiamo fatto. È chiaro che nel contesto, nel momento in cui però devi andare a riprendere un certo discorso, diventa fondamentale andare a prendere le cose che, insomma, la squadra ha recepito, ha fatto sue, diciamo, ha dato loro magari maggiori certezze e fiducia, e quelle sono cose già a livello psicologico che una mano, no, possono sicuramente inizialmente così aiutarle. Poi, siccome certi lavori tattici, tecnici, per le conoscenze, per i movimenti e quant'altro, sicuramente li andremo a ritoccare, a riprendere. Per quanto riguarda invece la scelta dei singoli, c'è da valutare bene, perché le scelte dei singoli dovranno essere fatte sulla base di valutazioni fisiche. Ci sono dei ragazzi che hanno avuto delle problematiche fisiche, sono stati infortunati e stanno rientrando, altri che lo sono e quindi non sono disponibili. Quindi, quando dicevo all'inizio, no, in questo contesto qui andrà valutata per benino, anche con l'assistenza dello staff medico, per capire dei GPS, dei valori che noi abbiamo riscontrato rispetto a quando eravamo noi qui e che ritroviamo, individualmente la condizione dei singoli. E poi mi muoverò nella scelta, abbiamo ancora due allenamenti, e mi muoverò della scelta questa partita. Poi ogni partita, la prossima, sarà già un'altra cosa, perché avremo messo anche un'altra settimana di lavoro, la terza partita sarà ancora un'altra cosa, ancora potrebbe essere, perché magari con le settimane lavorative alcuni ragazzi che magari oggi possono essere, per quel discorso che facevamo prima, un attimino un po' più indietro, potranno recuperare quello che è lo svantaggio che attualmente possono avere rispetto a un altro compagno. Perché sono cose pregresse, ecco, si sono verificate. Purtroppo, se un giocatore si è fatto male 2 mesi fa, 3 mesi fa, è chiaro che oggi non possiamo pensare o sapere al 100% sta bene o non sta bene. Se sta bene, gioca, è pronto. Se ancora non è al 100%, magari ci sarà bisogno di aspettare una settimana o due perché possa essere della partita. Abbiamo ancora, ripeto, 2 allenamenti, abbiamo iniziato a mettere a monitorare questa situazione individualmente, giocatore per giocatore, quindi compatibilmente con i dati che avevamo prima di andare via,
verificheremo anche questo, potrà essere un aiuto iniziale. Poi non è detto che, ripeto, che la prossima settimana sia una cosa diversa, quindi recupereremo qualcuno magari e rientreremo nella normalità in qualche settimana. Vitale Vanini. Beppe, abbiamo detto che trovi una squadra modificata. Volevo capire che idea ti sei fatta per quanto tu sei arrivato da poco sui nuovi, Balog, Cristante, Posavec. Sì, beh, Posavec, beh, è un altro ragazzo che è stato infortunato, ha fatto appena due allenamenti in questi giorni, quindi poi ecco, avremo modo di verificarlo insomma in queste settimane, le prossime settimane per bene. Quindi una valutazione completa non possiamo farla, insomma, strutturalmente dimostra di essere un ragazzo, un portiere che, ecco, che ha delle capacità, però è chiaro poi dopo nella tattica individuale del ruolo specifico ci sarà Vincenzo Sisignano che dovrà lavorarci per valutarne insomma, no, le effettive possibilità di un eventuale utilizzo. Per quanto riguarda ecco, il resto, Balog e Cristante sono due ragazzi giovani, molto giovani, su cui già abbiamo iniziato a lavorare per quanto riguarda la conoscenza di alcuni movimenti, di alcuni della tattica individuale. Ci siamo già fermati in settimana dopo l'allenamento con alcuni di loro per cercare di accelerare un attimino il processo di inserimento in certi meccanismi di gioco. È chiaro che in questo senso, ecco, hanno bisogno di tanto lavoro, di lavorare come giusto e normale che sia, perché per inserirsi a giocare già vieni da un altro mondo, un altro paese, arrivi, devi adattarti, no, a conoscere i nuovi compagni, devi sapere questi cambi continui che ci sono stati. È chiaro che in questo senso vanno soprattutto, direi, aiutati a trovare un filo logico nel lavoro. Poi dopo, quando hai un filo logico nel lavoro, è chiaro che poi vengono fuori piano piano eventualmente anche delle capacità e delle qualità. No, l'ho visto bene. No, un ragazzo che... Ma Alastra già lo conoscevamo prima, ha fatto la preparazione con noi, è stato da sempre insomma il nostro, chiamiamolo così, terzo portiere, poi per una gradatoria, ma soprattutto anche di età, perché poi era un ragazzo che è giovane e che ha fatto il settore giovanile, quindi però è un ragazzo che dimostra insomma già una buona personalità. Adesso sappiamo che Stefano, insomma, Sorrentino, non è inutile nasconderlo, è il nostro portiere, il nostro capitano, un giocatore molto importante per noi, è indubbio questo, però chi andrà in campo cercherà di fare il suo meglio e soprattutto avrà una bella possibilità per potersi anche eventualmente mettersi in evidenza e poter far vedere, no, le sue capacità, il lavoro che ha svolto con il suo preparatore dei portieri, che lo ha allenato, che lo ha migliorato, lo ha cresciuto, quindi è giusto che quando capita l'occasione, chi viene chiamato cerchi di fare del suo meglio per dare delle risposte positive che possono essere dei vantaggi per il futuro della società, per il futuro del ragazzo e della squadra. Vanini e Quesardo. Beppe, probabilmente hai già risposto, ti volevo chiedere come pensavi di affrontare proprio la situazione del portiere, considerato che il suo ritiro sarà poi un bel po', ma penso che hai già risposto, se c'è l'idea di poter prendere uno svincolato oppure se si va avanti a questo punto con quelli che ci sono. Invece ti chiedo, è grave l'assenza di un esterno sinistro che quello che non ha sostituito da Prelato con il costume di Lazar, oppure Pezzella è un giocatore che anche tu hai conosciuto e inserito nel gruppo, per il quale credi perché è più naturale di ruolo rispetto a un destro delle partite della sinistra? E concludo, la Roma viene da aver giocato quasi alla pari con Real Madrid. Sì, allora, per quanto riguarda il portiere abbiamo già parlato, no? Quindi abbiamo detto, verificheremo lo stato di salute anche di Posavec, però ecco, Alastra è chiaro, è il ragazzo che si è allenato di più in questi giorni ed è più pronto
quantomeno a poter scendere da subito in campo. Per quanto riguarda, a meno salvo sorprese, perché non dimentichiamo che anche lo stesso Posevec ha fatto dei campionati, ha giocato già titolare nel suo campionato, quindi non è per questi infortuni al dito, è solo la verifica di questo infortunio stiamo parlando, ecco, da verificare, però vediamo che ci dirà lo staff medico anche nel caso. Però ecco, ad oggi sembra Alastra è un attimino un po' più pronto per gli allenamenti che ha fatto, più allenamenti. Per quanto riguarda gli altri, mi dicevi dell'esterno, ma adesso siamo questi, non dobbiamo, chi è andato è andato, chi è rimasto è rimasto, il gruppo è questo, e con questi dobbiamo cercare di, da ognuno di loro, di tirare fuori il massimo. È chiaro che nella logica di quel ruolo un dubbio sorge, partono alla pari senza preclusioni di età, perché io non ho mai fatto caso a queste cose qua o di dovunque sono stato, parte la pari Pezzella con un altro esterno che può essere ovviamente di destra, no? Anche se la storia ci insegna la storia, ho rivisto la partita con il Torino, l'esterno del Torino, Zappacosta era a destra, no, e di là a sinistra c'era Bruno Perez, quindi, che era un destro. Quindi nel calcio D'Ambrosio che gioca a sinistra, nell'Inter gioca sempre a destra, Nagatomo stesso, la storia è piena di esterni che possono andare, di esterni che possono andare a ricoprire anche l'altro lato. Anche lì dovremmo fare una valutazione, ecco, momentanea, anche sulla base, come stiamo dicendo, della crescita fisica di ognuno. Magari anche Andrea Rispoli sta riprendendo una condizione, abbiamo trovato qualche piccolo problemino, e quindi anche quella è una situazione da monitorare. Mettermi a dire chi sono, la lista, no? Di chi è un po' più in una, per un fattore o per l'altro, e chi meno, direi dovrei farne diversi di nomi. Allora meglio non dirlo, però in quella zona lì fare una valutazione fra Pezzella e Rispoli è oggettiva, e poi abbiamo ancora due allenamenti per poter verificare bene chi mandare in campo dall'inizio, insomma, ecco. Sardo? C'era la Roma. Ah, bravo, sì, la Roma, vabbè. La Roma è una squadra già forte, una rosa molto forte. Sono arrivati altri elementi di grande qualità tecnica, vedi Perotti e Sharawi. Stanno recuperando nelle ultime settimane, conosco molto bene Spalletti, Luciano è uno dei più bravi allenatori che sicuramente io ho avuto il piacere di avere come allenatore nella mia lunga ma abbastanza carriera da giocatore, e ho grande stima della persona e dell'allenatore, perché sa dare un'identità, una mentalità alle sue squadre. E devo dire che la Roma nelle ultime è da 4-5 settimane, da 5 settimane che lui è lì, e l'altra sera e nelle partite che ho visto nelle ultime gare della Roma si è già vista e intravista la sua impronta, la sua idea di calcio, il fatto come approccia le partite in maniera dinamica, in maniera intensa, l'altra sera proprio nello specifico con Real Madrid si sono visti dei giocatori letteralmente rispetto a qualche settimana fa, proprio sotto l'aspetto fisico parlo, anche trasformati. Questo vuol dire, insomma, che lavorando ci dà morale a noi, perché potremo sicuramente crescere, e la figura, quello che siamo oggi, magari fra qualche settimana possiamo essere ancora migliori sicuramente, e nello stesso tempo sappiamo di affrontare una squadra forte e organizzata, e quindi da parte nostra servirà sicuramente una grandissima partita. È un momento così in generale nostro, anche perché abbiamo un calendario anche importante se vogliamo, però dobbiamo affrontarle, ne prendiamo una per volta, e come dicevo prima, da ogni settimana cercheremo, attraverso queste valutazioni, questo lavoro che dobbiamo riniziare a fare, compatibilmente con le problematiche che abbiamo, vedi infortuni o qualche situazione singola di ragazzi che tornano da infortuni e quindi da far migliorare, cercheremo di portarli tutti allo stesso livello, per poi avere, insomma, uno scatto, diciamo, nelle prossime partite adeguato a quello che ci serve per fare un finale, insomma, giusto di campionato. Sardo, Leone e poi l'ultima di Carlo. Sì, intanto bentornato, io avevo due tre domande da farti, ma nel frattempo hai già risposto. Ho un'ultima curiosità, vorrei sapere, Bentivegna è stato richiamato dal Como? Sì. Perché probabilmente tu, quando hai perso una
Ma vediamo, stiamo lavorando su tutti i ragazzi. Bentivegna avevamo poi, quando c'era un numero, no, di attaccanti di un certo tipo, avevamo pensato bene di potergli dare l'opportunità di andare a giocare con continuità, un po' come è stato fatto con altri ragazzi che poi quando sono tornati, e poi abbiamo potuto magari nella, storicamente anche qui a Palermo, si sono potuti magari riciclare e abbiamo potuto poi rimettere in campo. È tornato indietro, nello stesso tempo sono arrivati anche altri ragazzi, quindi è arrivato Balog, sono arrivati altri giocatori. Magari fino ad oggi non penso che avesse giocato, no, ancora a Bentivegna da quando è rientrato. Quindi verificheremo di volta in volta, compatibilmente, andando a verificare tutto, compatibilmente con gli impegni che abbiamo, con il fatto stesso che andiamo ad affrontare sempre partite molto importanti e decisive, e se verificheremo che uno sta molto meglio di un altro non ci saranno particolari preclusioni, però è chiaro che insomma in questo senso contano molto anche, come posso dirti, in questi rush qui, anche l'esperienza, anche il fatto di andare in campo a giocarsi partite importanti, insomma il fatto di poter essere, ecco, può contare molto. Questo non dice nulla, perché la stima nel ragazzo da parte mia è chiara, perché altrimenti non l'avrei convocato in ritiro, l'anno scorso non avrebbe giocato qualche spezzone. Sono stato l'allenatore che l'ha fatto esordire in Serie A, quindi in questo senso penso che almeno questo, insomma, si può riconoscere. Via. Ecco, quindi vedremo con il lavoro. Leone. Sì. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo fare un attimo chiarezza su quello che ha detto lei poco fa. Ha ripetuto spesso il fatto di dover reintrodurre certe metodologie, il fatto che la maggior parte dei colloqui in questa settimana li ha fatti con lo staff medico. Facendo uno più uno, mi sembra di capire che in questi tre mesi le metodologie di chi l'ha preceduta hanno un po' sballato e rovinato tutto il suo lavoro. No, rovinato? Io non parlo di rovinato. No, io, diciamo, è chiaro che quando arrivi cerchi di monitorare la situazione, questa è una cosa, diciamo, oggettiva. Cioè il fatto che manchi qualche giocatore, qualche ragazzo che ha avuto qualche problemino fisico è un dato di fatto. Il fatto che altri ragazzi, faccio un esempio, Vitiello, Maresca, Brugman, poi altri ragazzi, insomma, hanno avuto qualche problema, adesso non li ho tutti in lista qui davanti, però hanno avuto delle problematiche e stanno recuperando la loro miglior condizione, è un dato anche questo di fatto. È una situazione che abbiamo trovato, magari casuale, magari da monitorare, magari da prestarci attenzione noi per quelle che sono le nostre metodologie di lavoro. È chiaro, andando a verificare questa situazione dobbiamo andarci con testa, con cervello, per non andare ancora di più ad accentuare alcune situazioni già magari di lì al limite, e quindi dovremo essere attenti, molto attenti a curare ogni dettaglio, ogni particolare, per far sì, ecco, che queste cose possano non riverificarsi, perché altrimenti ci toglieremo sempre qualche giocatore, qualche scelta in più, solo per questo, insomma. Siamo 24, dobbiamo essere tutti e 24 disponibili e cercare di essere tutti al 200%, poi a seconda della partita, della tecnica, del giocatore che serve in quell'attimo della partita, in quella gara, dovremo averlo al top. L'obiettivo di uno staff tecnico è sempre quello di portare tutti al top della condizione, e chi magari ha per problematiche che ha avuto ancora o è fuori o deve recuperarla, sarà compito nostro farglielo recuperare. Quindi è una situazione, come dicevo dall'inizio, sicuramente da monitorare. Ultima vitale. Ma per quanto riguarda la squadra, sicuramente la sconfitta col Torino ha pesato a livello psicologico, ma direi anche è un accumulo, no? Una serie di cose che poi vanno a pesare un po'. Noi dovremo cercare di resettare tutto quello che ho detto, resettiamo tutto, cancelliamo tutto quello che c'è stato, quello che ho parlato di questo ho parlato con i ragazzi, resettiamo.
pensiamo a rimetterci sotto, a rilavorare, a riprendere certi discorsi sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto tecnico, di tattica individuale e fisico e mentale. Riprendiamo il discorso dei concetti, riandiamo a ritoccare questi concetti, riandiamo a rimettere in pista determinate metodologie, determinati atteggiamenti, comportamenti in campo, dentro, fuori dal campo e nella partita, e cerchiamo di andare al massimo prendendo una partita per volta. Poi vedremo dove, solo dopo la partita, potremo dire: ah, Howard, qui dobbiamo riprendere e lavorare molto sotto questo aspetto, perché siamo magari conoscenza della fase, tanto per dire, della fase offensiva, o conoscenza, riprendere i concetti della fase difensiva su alcuni meccanismi, riprendere i concetti per quanto riguarda le pressioni, per quanto riguarda le pressioni parlo di atteggiamento di aggressività, per quanto riguarda le coperture preventive, per quanto riguarda la tattica individuale di alcuni ragazzi, e quello ce lo dirà solo la partita. Abbiamo poco tempo e dobbiamo cercare di riandare a reclutare più concetti possibili e farlo con chiarezza, semplicità e efficacia, soprattutto perché ci servono da riprenderli prima possibile. Di Lazar, anche questa era una cosa, insomma, una forte contusione che ha preso alla tibia, no? Al perone, no? Alla tibia, al perone, e quindi ci vorrà ancora da monitorare la situazione. Può essere una settimana, possono essere due, possono essere tre, non si sa. Adesso si vedrà nelle prossime settimane il miglioramento che ci sarà giorno per giorno, insomma, ecco, in questo senso.